8 settembre 2015, siamo alla chiusura della raccolta firme chiamata Accogliamoci, diciamo che vede tra i promotori anche Radicali Roma, raccolta firme per due dei libri di iniziativa popolare, e siamo in compagnia di Alessandro Capriccioli, segretario dell'associazione Radicali Roma, che appunto è tra i proponenti. Rapidamente parliamo di questa, diciamo del merito di queste due dei libri di iniziativa popolare e soprattutto anche di come sta andando questa raccolta firme che sta in chiusura. Le due delibere sono due delibere che riguardano Rom e rifugiati, quindi due argomenti che poi negli ultime settimane soprattutto sono tornati finalmente di grande attualità, e riguardano, per quello che riguarda i Rom, la chiusura dei campi quella vera, cioè il superamento, non quello con le ruspe, ma il superamento dei campi Rom attraverso i percorsi di inclusione sul modello, diciamo, spagnolo, cioè attraverso dei colloqui individuali con le famiglie Rom. Ricordiamo che si spende oggi a Roma circa 3.000 euro al mese a famiglia per tenere i Rom nei campi, che sono un'anomalia tutta italiana, e Roma è a pieno titolo la capitale d'Italia, perché Roma è per eccellenza la città dei campi. E il superamento dei campi, quindi con l'inclusione delle famiglie Rom attraverso dei percorsi individuali di inclusione ad opera dell'amministrazione, attraverso i quali si spenderebbe di meno di quello che si spende adesso, anche perché si potrebbe accedere ai fondi europei che sarebbero a disposizione per questi percorsi, ma che per ora noi non utilizziamo perché appunto teniamo le persone nei campi. E una delibera sul miglioramento dell'accoglienza ai rifugiati a Roma attraverso la diffusione di un vero modello SPRAR, non di quelli finti che poi in troppe circostanze sono stati implementati, quindi un'accoglienza diffusa, integrata e polverizzata sul territorio, evitando di ammassare le persone 100 per volta e creare dei dormitori che non servono a niente, ma creando anche in questo caso dei percorsi di inclusione efficaci che riguardino inclusione anche abitativa, ma anche sociale, lavorativa, scolastica e formativa. La raccolta firme sta andando bene, è andata bene. Diciamo quante firme servono? Per calendarizzare la delibera di iniziativa popolare, che ricordiamo è lo stesso strumento con cui i radicali hanno a Roma fatto il testamento biologico, hanno fatto le unioni civili, servono 5.000 firme, e depositando 5.000 firme il Consiglio Comunale sarebbe obbligato a discutere la delibera entro 6 mesi, dopodiché questo di fatto non accade, quindi diciamo sempre che la campagna non finisce con la raccolta delle firme ma prosegue, perché poi bisogna vigilare sul fatto che effettivamente queste cose vengano calendarizzate, che se ne discuta. Ma in Casa Radicale abbiamo già altri esempi di inadempienze di questo genere, anche con la Coscione, la legge di iniziativa popolare, quella nazionale sull'eutanasia. E la raccolta firme sta andando bene, è andata bene, abbiamo praticamente raggiunto le 5.000 firme e anche qualcosa di più. Naturalmente in questi casi chi si occupa di queste cose come i radicali da tanti anni sa bene che ci vogliono le cosiddette firme di sicurezza, cioè che un certo numero di firme statisticamente viene sistematicamente annullato perché magari c'è un dato che non si legge, un dato inesatto, la persona che ha sbagliato a dirci l'indirizzo di residenza, eccetera eccetera. E quindi con questa serata noi speriamo di raccogliere qualche centinaio di firme, se non di più, che sono quelle che poi ci serviranno per avere questo margine di sicurezza e essere sicuri del risultato. Perfetto, è anche un'affermazione, diciamo, dell'associazione tutta sul territorio, insomma. Peraltro questo ha comportato anche che vi siete, diciamo, mossi all'interno proprio delle varie realtà Rom nella capitale. Sì, noi diciamo abbiamo raccolto firme anche nei campi, è stata un'esperienza molto, molto bella, anche se piuttosto emotivamente abbastanza impegnativa. Siamo stati a raccogliere le firme in particolare a Castel Romano, in una delle realtà più difficili, uno dei campi più drammatici che c'è sul nostro territorio. Devo dire con un buon sostegno da parte delle persone Rom. Abbiamo spiegato le nostre delibere, molti si sono trovati d'accordo, molti di loro hanno firmato, abbiamo qualche centinaio di firme dei Rom, a dimostrazione del fatto che i Rom non vogliono neanche loro più ragionare per rappresentanza, cioè non vogliono essere rappresentati da chi si proclama rappresentante dei Rom,
si capisce bene sulla base di quale legittimazione, ma come noi chiediamo, vogliono instaurare un dialogo individuale col Comune, e io credo che è giusto che questo si faccia, affinché ciascuno di loro possa rappresentare le sue esigenze, le sue competenze e anche le sue aspirazioni. C'è da dire che poi dopo, voglio dire, il sistema dei campi, noi non siamo contrari tu cura ai campi, voglio dire, se delle persone, come ci sono alcune comunità sinte che vivono nei campi tradizionalmente, certo che possono continuare a farlo o possono cominciare a farlo, ma non in questi campi istituzionali gestiti dal Comune, che poi andandoli a visitare sono effettivamente dei campi di concentramento nei quali le persone sono recluse senza nessuna possibilità di integrazione. Perfetto, grazie ad Alessandro Capriccioli, segretario dell'Associazione Radicali Roma.